Siamo in compagnia di Marco Todisco, giovanissimo attore. Siamo qui al Teatro Tirso de Molina in Roma, dove domani sera, insieme alla compagnia dei giovanissimi di Brignano, sarai protagonista di uno spettacolo, Isola 51, di profilo Sembra Pazzo. La regia è di Mario Scaletta, così come il testo. È una vicenda paradossale, una prospettiva sicuramente inquietante, è un cammino di disintossicazione, se così si può dire, collettiva. Il titolo, spiegami il significato di questo titolo e poi come si sviluppa la vicenda e un tuo pensiero. Beh, allora, innanzitutto abbiamo il titolo Isola 51, ma quello che ci fa riflettere è il sottotitolo, Di profilo sembra pazzo. Dunque, perché? Perché di profilo sembra pazzo? Perché ci troviamo in un futuro, nel 2115, quindi fra esattamente 100 anni, dove ci sono questi ragazzi che purtroppo hanno perso l'uso della parola, perché ormai il binomio tra uomo e il computer e il cellulare è diventato ormai indissolubile. Quindi sono costretti questi ragazzi dai genitori, vengono messi in queste strutture di riabilitazione, dove vengono, diciamo, messi per riutilizzare la parola. E però vengono bombardati nel sonno da parole di altri autori, come ad esempio parole di Shakespeare, che loro il giorno dopo utilizzeranno per parlare comunemente. Quindi c'è anche questa visione negativa, secondo me, dei pensieri degli autori, perché le parole di Shakespeare vengono usate da ragazzi comuni per essere riabilitati al linguaggio. Quindi, insomma, sicuramente è una visione orrenda di un futuro che però purtroppo, a mio punto di vista, se continua così, molto probabilmente, speriamo di no, però molto probabilmente può diventare come Mario Scaletta ce lo descrive. Però alla fine c'è una speranza, quest'Isola 51, questo posto dove questi ragazzi possono andare per ricominciare una nuova vita. Ma all'interno del testo, ovviamente, dove si ride, dove si riflette, ma dove principalmente si ride, perché noi vogliamo trasmettere un messaggio importante, però sempre attraverso l'uso della risata, ci sono ancora alcune complicazioni che poi andremo a vedere man mano. E poi non posso spiegare tutto perché giustamente il pubblico deve venire a capire se quest'Isola 51 è vera oppure no. Il nonsenso è appunto questo, credono, cioè questa rieducazione affidata ad una macchina, una riabilitazione forzata. I ragazzi sono i più colpiti e noi ormai colloquiamo quotidianamente con il computer. E la società non può fare a meno di Siamo strumenti ormai diventati moderni. schiavi, un po', siamo quasi ormai diventati un po' schiavi della tecnologia. Quindi anche questo è il messaggio che Mario vuole trasmettere a soprattutto la nostra generazione, perché ovviamente noi siamo i più schiavi della tecnologia. Quali sono secondo te i rischi e quali strumenti questa società ci può offrire per cambiare rotta? I rischi purtroppo sono tanti. Sono tanti, perché stando sempre così, camminando sempre così, con due pollici, ormai questa è la parte più sviluppata del nostro corpo, i pollici, perché scriviamo sempre così, così, così. Però, secondo me, c'è una speranza, anche come dice Mario, perché secondo me la bellezza di prendere un libro cartaceo, di sfogliarlo e di assaporare tutte le parole che lo scrittore ci dice è una cosa che nessun tablet, nessun computer, nessun telefonino può mai toglierci. Quindi, secondo me, penso che questa possa essere una chiave di salvezza. Tu vai a scuola chiaramente, no? Che classe fai? Stamattina sei andata a scuola? Stamattina no, perché ho fatto le tre, però faccio il quarto anno di liceo classico. Quindi, a maggior ragione, dico che i manoscritti o comunque i libri sono fonte di speranza e di salvezza. Io penso che l'apologo che sottende questa pièce sia proprio questa, la concezione socratica, la maieutica di Socrate, che può aiutarci a comprendere come il dialogo, che lui intendeva appunto come il sommo bene, in effetti ecco, se non c'è dialogo, se non c'è relazione interpersonale, rimani il soliloquio, sei in una prigione e questo è aberrante, credo, la condizione più disumana che ci possa essere.
anche un po' quello che diceva Epicuro, però, no? Il fatto Certo, che la certo. felicità si possa raggiungere con quello che è necessario. Quindi, se non c'è il caricabatterie per ricaricare il telefono, siamo felici lo stesso. Abbiamo esaurito, credo, questo primo argomento. Dai, abbiamo sciolto un po' il ghiaccio. E senti, io sono emozionato, sai, ma davvero sono più emozionato di te. Ti Eh? chiedono un time out dalla regia. Sì, tante. Ho appena cominciato. Che Ah, succede? allora ci dobbiamo generare le 7, da qua alle 7. Dai, la fai tu, poi continuo. Ok, Ma scusa. figurati, eh? Va bene? Dai, ok. Ecco, continuiamo questo colloquio con Marco Todisco e poi c'è stato l'incontro con Brignano. Fammi un excursus di questa marcia di avvicinamento all'incontro che probabilmente è stato decisivo, importante, anche se tu avevi fatto a 9 anni quasi tutto quello che ambisce di fare, io credo, un attore trentenne. Ti divertivi e ti appassionavi in maniera molto ingenua, molto diretta, no? Al teatro, ai suoi protagonisti. Allora, io non me lo posso scordare mai. Era il 2009 e per il provino di Fratelli Detective ancora non era proposta la serie, ma c'erano solamente la puntata pilota, no? Di due episodi. E premetto, avevano scelto prima me, perché io poi ho fatto i provini con altri attori importanti, però alla fine ci hanno detto no, guarda, sono cambiati i piani, devi venire per fare l'ultimo incontro perché finalmente abbiamo deciso chi deve interpretare tuo fratello. E i miei genitori che lo sapevano, ma non mi hanno detto niente, mi raccomando Marco, un provino importante, mi raccomando non ti emozionare, mi raccomando, e fa, perché secondo te chi ti aspetti domani di trovare? E io a colpo sicuro ho detto Brignano, non credendoci ovviamente. Invece sono entrato e ho visto Brignano e sono diventato bianco, peggio di questo divano, e l'imbarazzo è stato veramente tanto, 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 però mi ha subito messo a mio agio e quindi questo lo continuo a fare ogni volta che mi chiama per fare delle serate, insomma è nato un bellissimo rapporto tra me e lui, veramente quasi un rapporto, lui lo dice sempre, come padre figlio. Perché lui ancora non ha figli, quindi ha detto, lo dice sempre, non me le voglia il padre, ma io gli voglio bene come un figlio. Tanto è vero che è stato anche il mio padrino alla cresima, quindi insomma, veramente il legame che ci unisce è tanto. E per questo lo ringrazierò sempre per tutto quello che mi ha dato, anche perché veramente è stato un maestro non solo di recitazione, ma anche di vita. Quindi gli sono tanto affezionato e non smetterò mai di dirgli grazie. L'importanza della scuola, lui appunto è titolare di questa scuola Artes, la fabbrica dei sogni. Ecco, tu non avevi, prima dell'incontro con lui, non avevi mai frequentato una scuola di recitazione? No, 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 io ho aspettato e una volta incontrato lui mi ha detto, senti, io ho aperto questa scuola a Pomezia, perché non fai un salto, così la vedi? Mi è piaciuta tantissimo, ovviamente è una struttura che, lui lo dice sempre, io l'ho fatta a Pomezia perché a Roma una struttura del genere non si trova. Artes, la fabbrica dei sogni, e penso che veramente un sogno sia stato fabbricato, cioè quello della compagnia dei giovanissimi, anche perché siamo riusciti a uscire da Artes ed arrivare in un teatro importante come il Teatro Tirso per fare questa commedia. Quindi mi sono iscritto e ormai la frequento da 7 anni, sì, dall'inaugurazione, perché all'inaugurazione c'eravamo io, lui e la moglie, in tre a Pomezia, un freddo che non ve lo sto neanche a dire, a tagliare il nastro e quindi insomma diciamo che come Proietti fece con la sua scuola mitica, il Brancaccio, così anche Brignano sta cercando di riproporre lo stesso laboratorio che fece Gigi Proietti. Quindi c'è un passaggio di testimone. Questa cosa mi rende anche un po', diciamo, responsabile, perché lui me l'ha sempre detto, mi raccomando, io ti ho insegnato tutto quello che so e tutto quello che mi hanno insegnato. Quindi fanne sempre tesoro. E io cerco di farne tesoro. E in questa scuola abbiamo conosciuto tanti maestri. Uno di questi è Mario Scaletta.
l'autore di questa bellissima commedia, con il quale anche con lui è nato un bellissimo rapporto, anche perché ormai collaboriamo da quasi 4 anni, quindi insomma è veramente piacevole. E anche sul fatto della scuola ha scelto un'equipe di insegnanti veramente, veramente bravi. L'importanza, Marco, della scuola. Cioè, prima tu eri attore e tu hai fatto, come si diceva prima, un po' di tutto, no? I Natieri, i Cesaroni, Medicina Generale, e poi improvvisamente ti sei trovato di fronte a questa scelta, in qualche modo obbligata per uno che desidera, come te, fare l'attore. Io credo a questo punto, dico una parola un po' azzardata, da professionista. Hai 17 anni, sei ancora molto giovane, avrai anche altri sogni nel cassetto. Si parlava prima di sogni, questo attualmente è senza forse il più importante. La scuola, come ti ha cambiato, la crescita che ti ha consentito, la frequenza con questi grandi maestri? Lo stesso Mario Scaletta non è certo l'ultimo arrivato, io lo ricordo in trasmissioni dei miei tempi, in cui ha mostrato nei testi una verve comica assoluta. Ecco, l'insegnamento di questi. Marco, tu hai iniziato molto presto, eri ancora un bambino molto precoce, avevi 4-5 anni quando è iniziata questa passione. Io ho letto, non so se sia vero, che tu mettevi i DVD di Brignano, il tuo idolo, di Proietti e non solo, ma quello che mi ha colpito anche Aldo Fabrizi, che per te è stato quello che per me è stato probabilmente Stanlio nella mia infanzia. Dello stesso Proietti, non so se hai avuto modo di incontrarlo, di frequentarlo, ma soprattutto, ecco, della scuola dei grandi maestri. Mario ce l'ha detto il primo giorno che siamo entrati in sala prove, ha detto: io non vi chiederò nulla, l'unica cosa che vi dico è che noi stiamo facendo un gioco serio, perché ci vuole serietà e professionalità, ma è un gioco, cioè noi siamo qui dentro per divertirci. Quindi voi in questo momento state facendo il mestiere, tra virgolette, più bello del mondo, perché un mestiere in cui si va per divertirsi, secondo me, non c'è, oltre che l'attore. Perché veramente mettersi a confronto con personaggi, sia che essi siano comici, ma anche drammatici, è una sfida personale. E quindi alla fine, quando arrivi al debutto in teatro e vedi comunque la gente che ti applaude in prima fila, già hai fatto gol, come si dice. Già sei andato a segno. Quindi Mario ce l'ha detto subito al primo momento. Noi stiamo facendo una cosa seria, cioè ci vuole serietà, però siamo qui per divertirci. E questa cosa è stata, secondo me, l'insegnamento più bello. Cioè, nel senso, stiamo qui per giocare. E lui l'ha sempre detto, ha detto anche: quando uno come me, Mario ha 62 anni, fa questo mestiere da 40 anni, e lui ha insegnato anche nel laboratorio di Proietti, quindi insomma è un onore stare qui con lui, e ha detto: io un po' di esperienza me la sono fatta, però quando mi devo rapportare con gente nuova, la mia esperienza la devo mettere da parte, perché devo rapportarmi con l'esperienza, con le persone con cui sto lavorando. Quindi anche questa cosa, il fatto che lui metta da parte 40 anni di esperienza per lavorare con noi, è una cosa straordinaria. E quindi l'incontro con questi maestri, ma non solo con lui, anche con Massimiliano Giovannetti, Augusto Fornari, che insomma sono dei nomi importanti nel panorama teatrale italiano, è stato una cosa straordinaria. Marco, io ti conosco poco, sono sincero, ho visto alcune clip, non ti ho mai visto al teatro, ad eccezione, e poi ne parliamo, di una commedia musicale, recentissima, adesso ne parliamo. Però so che, tu hai avuto una parte anche in un film, in cui c'era un attore straordinario, Erlizka, il tuo ruolo in questo film. Parlami del rapporto con il grande Erlizka, che tra l'altro ho recensito in Casanova e mi ha folgorato. Io in quel film facevo Erlizka da bambino, quindi insomma è stato un peso e un onore nello stesso tempo, perché insomma recitare Erlizka da bambino non è da tutti i giorni. Però
Però Roberto sul set era una persona straordinaria, ovviamente cultura dal primo capello fino alla punta dei piedi, come apriva bocca era una magia, un sogno, e anche lui mi ha insegnato un sacco di cose. Lui mi ha insegnato per la prima volta come stare e come comportarsi su un set. Lui me l'ha sempre detto, mi ha detto, vedi, ci sono alcuni meccanismi in tutti i lavori che si fanno e anche in questo vanno rispettati questi meccanismi. E quindi è stata una lezione prima di tutto di vita e in secundis anche di recitazione, perché poi abbiamo impostato, siccome avevamo una scena insieme in cui lui parlava con il suo passato, e abbiamo impostato questa scena e lui ce l'ha montata. E quindi è stato veramente un grandissimo onore, non me lo posso mai scordare. E parliamo del passato recente e di maestri importanti e credo che Pino Ammendola sia uno di quelli che ha attraversato la tua vita artistica e questo incredibile caso di Beniamino Todisco o Todiscus? Todiscus. Todiscus, poi mi dirai il perché di questo, Probabilmente lus latino. forse per dare uno stampo classico, però non lo so, questo Credo sinceramente che non lo sia la so. risposta giusta. Diciamo è una vicenda non contro natura, ma la cui regressione biologica fa paura. E la tua esperienza personale, così precoce, ben si adatta, io credo, alla vicenda. E la tua interpretazione straordinaria è come un riflesso condizionato. Perdonami, te lo volevo dire. Parlami di questa storia personale a 80 anni e anche di più, un percorso incredibile dagli anni 40 fino quasi ai giorni nostri. Ecco, la difficoltà che hai incontrato, un'interpretazione difficile assolutamente per chiunque, ancor più per un giovanissimo attore come te. Allora, partiamo un attimo dal principio. Pino Ammendola è venuto a vedere uno spettacolo qui al Tirso, comico, in cui io recitavo la parte di un regista gay. E quindi, siccome lo spettacolo era da ridere, appena è finito è venuto dietro e mi ha detto: senti, io ti devo scrivere una cosa, però in uno spettacolo dove non fai ridere. Io ho detto: va bene, Pino, ci mettiamo d'accordo. È passata una settimana e mi ha chiamato. Mi ha detto: senti, io sto iniziando a scrivere, mi raccomando, entro 2 mesi il testo è pronto. Insomma, Pino Ammendola, ho detto, della serie magari ci casca, quindi proprio ho detto papale papale. E ci è cascato perché ha scritto questo testo meraviglioso, che prende spunto ovviamente dal curioso caso di Benjamin Button. Quindi c'è questo vecchio, questo ragazzo che nasce vecchio negli anni Diciamo, è 40. un film di David, sì, di David Fincher che è stato molto discusso. E si è fatto molto, è stato molto criticato anche, ma anche come lo stesso spettacolo, perché questa è la storia appunto di questo vecchio che nasce negli anni 40 e ripercorre tutta la sua vita a ritroso. Cioè, mentre tutti gli altri si invecchiano, lui ringiovanisce. E quindi arriva ai giorni nostri che ha 16 anni. Però in questo viaggio, lui oltre a raccontare tutta la storia che ha passato l'Italia, quindi tra il fascismo, poi l'epoca d'oro di Roma negli anni 60, con Via Veneto, insomma la dolce vita di Fellini, fino ad arrivare alla crisi dei giorni nostri, racconta anche una crisi interiore, perché lo stupore e la meraviglia nello stesso tempo e dei genitori che vedono nascere questo vecchio decrepito, insomma, lui l'ha presa malissimo. Tant'è vero che l'unico amico d'infanzia, per così dire, che aveva era il nonno. Il nonno comunista, insomma, che faceva l'operaio, quindi un estremista, diciamo. Lo stalinista. Stalinista di vecchio Stalinista. stampo. E quando muore il nonno, lui si sente perso. Si sente perso in un mondo che sente che non gli appartiene. Quindi deve lottare per prendere un posto in questo mondo e lo fa. Diventa un giornalista. E viaggia e va a finire a New York negli anni 60.
dove incontra questa ragazza di cui si innamora follemente, ci fa un figlio, però questa ragazza si ammala di una malattia che la invecchia più velocemente rispetto agli altri. Quindi mentre lei invecchia velocemente, lui ringiovanisce sempre di più. E arriva un momento in cui lei è costretta a rimanere in ospedale, attaccata a una macchina che la tiene in vita, e lui racconta una domenica il sole si è oscurato. Perché? Perché lei continuava a ripeterle staccala, staccala, e alla fine lui ha staccato questa macchina. Quindi parla anche di un tema molto importante, però alla fine dice, giustamente, la polizia cosa può fare? Può mettere in galera un minorenne? Ma nello stesso tempo, dal punto di vista anagrafico, può mettere in galera un 74enne? Quindi la polizia non mi può fare nulla. Alla fine entrerà un altro personaggio che era interpretato dal magnifico Giorgio Gobbi, in cui dice, dai, basta, ti prego, basta, adesso c'è un convegno, vai, vai via, scusate, è mio figlio. Scusate, lui si vede tutti i film, si legge un sacco di libri, insomma, è un intellettuale, ci ha fatto quasi arrestare, eh? Quindi scusatelo perché purtroppo io sono il portiere di questo palazzo e lui ogni tanto viene qua e racconta delle storie. Alla fine rientro io, in cui dico, scusatelo, è mio figlio. Soffre della mia stessa malattia, però a differenza di me, lui se ne vergogna. Quindi alla fine il pubblico esce dal teatro con il dubbio, quindi ma tutto quello che ci ha raccontato è vero oppure no? Quindi insomma, confrontarmi con un testo del genere, con un personaggio soprattutto del genere, è stato difficilissimo. Devastante, suppongo. Devastante, sì. Proprio dal punto di vista emotivo, perché insomma, trasmettere 80 anni di storia è una sfida, una vera e propria sfida. Ma non solo l'inganno di 80 anni, l'inganno di una vita. Insomma, io non lo nascondo, ho passato quasi tutti i pomeriggi di una settimana in un centro anziani, perché Pino mi ha detto vai a vedere come si comportano i vecchi, vai a vedere le movenze che hanno i signori anziani. Quindi ho passato una settimana a giocare a burraco, però è stato utilissimo, perché insomma ho trovato spunto da questi anziani. E in particolare ovviamente da mio nonno, che avevo davanti casa e quindi ho preso spunto da lui. E purtroppo il 3 giugno mio nonno è venuto a mancare, è morto. E rileggendomi, lui mi scrisse un messaggio, Pino, in cui mi ha riscritto il pezzo in cui Beniamino Todisco parla della morte del nonno. E lui mi ha detto sempre, lo so che non ti è mai capitato e spero che non ti capiti mai, ma immagina una cosa del genere. In quel momento l'ho immaginata, forte, e quindi le lacrime non si sono trattenute. E è stata, insomma, una bella botta presa, emotiva, però la grandezza di un autore, di una persona, innanzitutto come Pino Amendola, è stata eccezionale, perché veramente mi ha fatto capire cosa provava in quel momento Beniamino Todiscus. E poi vabbè, anche Mario mi ha scritto un messaggio, insomma, e anche lì le lacrime proprio a go-go. Però è stata un'esperienza durissima, ma nello stesso tempo è stata più che formativa. Mi hai ammutolito, Marco, nel vero senso della parola, e diciamolo anche pubblicamente, si può dire senza alcun problema, noi siamo amici fino adesso virtuali. E proprio in quell'occasione, io non ti conoscevo, però leggendo quei messaggi e soprattutto vedendo realmente il tuo dolore, perché anch'io, come tutti noi, essendo molto più anziano di te, abbiamo passato e superato queste difficoltà. Ecco, io mi ricordo, ti scrissi qualcosa di simile. La dolcezza e la tenerezza, ti capisco, perché la dolcezza e la tenerezza dei nonni appartiene soltanto a loro e deriva da una vita normalmente molto molto lunga. Dopo quel messaggio che ti ho mandato, non so tu, ma io mi sono sentito sicuramente meglio, perché
perché ero contento di aver contribuito in qualche modo a rasserenarti, non so se ci sono riuscito, perché queste sono cose che vanno assimilate, sono esperienze che si devono fare, purtroppo anche questa è la vita. Si parlava di Beniamino Todisco e delle emozioni. Questa persona che va avanti con gli anni vede il suo corpo rifiorire, ma in effetti le sue rughe, che non sono esteriori, sono tutte qui, dentro al proprio cuore. Che cosa è secondo te la giovinezza e la felicità che può trasmettere il mantenere il proprio cuore, la propria mente giovane, anche se il corpo invecchia? Beh, bella domanda. Come risponderti? Allora, la felicità è una cosa astratta che però si può concretizzare da piccoli gesti. Non occorre essere miliardari o avere il lusso più sfrenato per essere felici, perché basta essere felici qui dentro e si raggiunge la felicità suprema, che appunto anche la vita è la felicità, perché tutto ciò che ci stupisce è felicità. Io mi immagino sempre una cosa del genere: un televisore, un divano e due o tre persone che stanno guardando la televisione. Uno si alza, va in cucina, va a prendere un bicchiere d'acqua, ritorna e quando si riappoggia sul divano cambia il canale. Poi si alza un altro e cambia canale. Poi si alza un'altra ancora, si risiede e cambia canale. Questa è la vita. Scontrarsi sempre con qualcosa di diverso. Cambiare sempre ciò che si ha davanti agli occhi per capirlo bene, ulteriormente. E quindi anche un gesto, come ad esempio cambiare canale, tu stai vedendo il programma preferito, un documentario, oppure un film, o una serie, però poi ti scontri in qualcosa che non lo so, magari può essere un programma di cucina. Però dici, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ah, vedi, quello lo potevo fare anch'io, perché insomma non è difficile. E ti dimentichi totalmente di quello che ti stai vedendo prima. Quindi scontrarsi con qualcosa di nuovo, anche nella vita, rende forti nel corpo e nello spirito, e nello stesso tempo rende felici perché ti senti soddisfatto, perché si aggiunge sempre di più un tassello al tuo piccolo mosaico che stai costruendo. E quindi, insomma, alla fine arrivare a un'immagine con quel mosaico, pezzettino per pezzettino, è una grossa soddisfazione. E vederlo poi lì, con un quadro bello appiccicato alla parete, ti rende felice ogni volta che passi. L'ansia di conoscenza che si concreta. Concordo con quello che dici. La conoscenza deve essere sempre alimentata, però con la serenità nel cuore. E credo che appunto l'apologo che sottende l'incredibile caso di Beniamino Todisco sia proprio questo. La vecchiezza, la vecchiaia non è del corpo, come la gioventù non è del corpo. L'anagrafica chiaramente appartiene alla natura umana, però ci può essere un vecchio giovane spiritualmente perché è sempre stato giovane nel cuore, nei sentimenti, nei pensieri, come ci può essere un giovane vecchio nato già vecchio. Questo io credo che sia l'insegnamento. Infatti la vecchiezza e la giovinezza sono solo stati del corpo, appunto. Ciò che ci rende veramente felici e veramente giovani o veramente vecchi, che poi per vecchio io non intendo il vecchio che si intende, per vecchio io intendo la saggezza interiore, perché uno che è vecchio e che comunque ha vissuto 70 anni sa come comportarsi. E quindi la saggezza e la giovinezza risiede tutta qui. Sta a noi poi scegliere se diventare vecchi oppure rimanere giovani, dove per giovani non significa, appunto, se al vecchio abbiamo dato l'eccezione di saggio, il giovane non significa stupido, anzi, significa con la voglia di scoprire ulteriormente, quindi non si diventa mai saggi, forse si diventa saggi al punto estremo, fino a che non arriviamo e diciamo ok, basta, so che non posso fare più nella mia vita. Però giovani io intendo sempre qualcuno che va alla ricerca di qualcosa, perché avere un atteggiamento passivo nella vita non ti rende veramente felice. Però mantenendo, scusami, mantenendo lo stupore, mantenendo questa voglia di curiosità,
E il fanciullino pascoliano, poi tu che stai facendo il classico, siamo in sintonia. Andiamo avanti? Sì, sta diventando un dialogo fra vecchi amici questo. Il contributo fondamentale, io penso, che hanno dato alla svolta della tua vita i tuoi genitori. Tu non sei romano, tu vieni da Torre, da un paese della Puglia. Sei venuto giovanissimo a Roma. E la tua passione è nata a 4-5 anni, forse nei villaggi estivi dove tu ti esibivi in maniera molto naturale. Ecco, come hanno contribuito i tuoi genitori a questa maturazione adolescenziale, prima che artistica, perché si sono sempre stati vicini, sono i primi tuoi fans, tu hai anche un fratello. Come hanno vissuto, come vivono in famiglia, ecco, questa tua crescita? Mi emoziono perché è come un sogno, si diceva prima, un sogno che tu hai realizzato. Io ti auguro di non svegliarti mai, però sei talmente saggio, me l'hai dimostrato, che avrei fatto tesoro di qualsiasi, non ti saranno sempre capitate situazioni felici o situazioni facili in questo lavoro, è normale. Ma tu, ecco, da come ti esprimi, riesco a capire che sei un ragazzo maturo, molto più maturo dei tuoi 17 anni. Ecco, i tuoi genitori. Sì, voglio sfatare prima un mito. Io sono romano, io sono nato a Roma. Chi è nato a Torre è mio papà. Quindi, insomma, mio padre è originario pugliese, però io sono nato a Roma. E, i miei genitori sono stati e sono tuttora i miei primi maestri di vita, ma penso come tutti i genitori. Però quando sono andato da loro a dire: mamma, papà, io voglio fare l'attore. Ovviamente la loro relazione è stata: sì, Marco, va bene, dai, adesso finisci di fare i compiti, poi vabbè, dai, tranquillo, ne parliamo, dai. Però io insistevo: no, mamma, guarda, io voglio fare l'attore, guarda, ti faccio vedere, mettiti seduta, e facevo la favoletta dei proietti. E lei rideva, rideva, ho detto: vedi, mamma, ridi, io faccio ridere, quindi voglio fare l'attore. Vabbè, forse è una cosa passeggera, avranno pensato. Poi mamma ha detto: senti, proviamo. Al limite, almeno si renderà conto di cosa significa fare l'attore. E mi hanno iscritto in questa agenzia, mi hanno chiamato e mi hanno preso al primo provino. E quindi anche la loro reazione dal punto di vista emotivo è stata straordinaria, perché hanno detto: ma come, scusa, quindi veramente questo vuole fare l'attore? Quindi ci si impegna veramente. E quindi li ringrazierò perché hanno sempre creduto nel mio sogno, ma così come in quello di mio fratello che vuole fare il medico legale. Lui ha questa passione e l'hanno iscritto a una scuola e adesso sta studiando per diventare medico legale. Quindi, insomma, loro sono sicuramente gli artefici di tutto questo e mi hanno sempre appoggiato, anzi, mi hanno sempre spinto a non sedermi mai, ma rimanere sempre in piedi per continuare ad andare avanti, in un certo senso. E quindi li ringrazierò sempre, anche perché tutto quello che hanno insegnato a me i grandi maestri, come ad esempio Mario, o appunto anche Pino. E anche grazie a loro, perché comunque loro sono stati appunto gli autori di tutto, gli autori in particolare della mia vita, quindi loro sono gli autori più importanti con cui potrò mai collaborare sotto questo aspetto. Le tue passioni, al di fuori del teatro, tu hai una squadra del cuore? Sì, purtroppo sì, è la Lazio. Lo dico perché insomma non sta vivendo un bellissimo periodo, però a casa siamo 2-2 perché siamo io e mia madre della Lazio e mio padre e mio fratello della Roma, quindi quando c'è il derby, due in cucina e due in camera da pranzo, e dalle 3 alle 5 silenzio, si parla dalle 7 e mezza in poi, quindi abbiamo questo ultimatum che ci diamo sempre prima di ogni derby, però insomma sì, amo il calcio, amo seguire il calcio, mi piace anche giocarlo e ho un'altra passione, io adoro cucinare. Adoro e vedo tutti i programmi di cucina, Masterchef, tutti questi programmi qui. Adoro Gordon Ramsay, che secondo me è uno dei cuochi più bravi al mondo. E ogni tanto mi metto lì in cucina, nel mio tempo libero, e faccio qualcosa. Splendido.
detto da un ragazzo di 17 anni, diciamo che questa è la tua professione. Però voglio dire, non dimenticare mai quello che appunto si diceva prima, che impari durante il corso della tua vita, quindi chi lo sa, potresti anche fare questo, oltre all'attore. Oppure magari cucinare quando vengono a casa gli amici o la tua compagnia del momento, ecco, cucinare per loro. Quindi fai anche attività sportiva? Facevo, ormai ho dovuto smettere perché insomma fortunatamente gli impegni si sono accavallati uno sopra l'altro, però insomma ho fatto un po' di tutto, ho fatto nuoto per 7 anni perché mia madre lo insegnava, quindi ho avuto anche una buona maestra di nuoto e poi ho fatto anche calcio. Ti consideri, adesso andiamo un pochino a domande poche, domande a bruciapelo, ti consideri privilegiato o qualche volta sfigato? Il più delle volte è sfigato perché in questo mestiere a volte vai a colpo sicuro, ma poi arrivano delle porte in faccia che ti fanno dire: ok, basta, dai, è stato bello finché è durato, basta, smetto. E invece no, invece è proprio in quel momento che servono degli amici, come ad esempio i genitori, che ti dicono: ma dai, su. Una che si chiude, vedrai che ce ne sono almeno tre che si aprono. E quindi anche la loro forza di volontà e la fiducia che ripongono in questo mi fanno andare avanti. Però il più delle volte ti trovi sfigato perché ti trovi a confronto con altri attori del calibro, non lo so, comunque straordinari, e dici: vabbè, ma io dove vado tra questi? Dove vado? E invece a volte succede. Quindi io poi sono di un atteggiamento, cioè nel senso, secondo me è meglio partire da un atteggiamento pessimista per poi arrivare a un ottimo risultato piuttosto che partire a colpo sicuro. Sei comunque avvantaggiato. Sì. Senti Marco, ecco gli amici, si parlava degli amici, gli amici veri, autentici, e ti accorgerai ben presto che nella vita sono pochi, cioè pochi su cui puoi contare. Sì, amici della domenica ce ne sono tanti, no? Amici così occasionali, però su quelli che, come dire, rappresentano lo zoccolo duro su cui puoi contare, nelle condizioni estreme sono veramente pochi. Dai, dimmi tu. Ne hai, credi di averne, sono sufficienti, ci puoi contare. Sì, questa volta sono più che convinto, sì, ne ho tre, due femmine e un maschio, e mi trovo benissimo, sono veramente come tre fratelli per me, perché insomma, quando ci sono dei momenti in cui così siamo un po' buttati giù, insomma ci aiutiamo a vicenda, quindi insomma poi andiamo a scuola insieme, ci conosciamo ormai da 10 anni, quindi insomma abbiamo veramente, siamo cresciuti insieme, quindi sono veramente contento e anche a loro ringrazio. Io ringrazio sempre tutti, Importante, è importante Marco. importante, sì, perché secondo me è un simbolo di rispetto e di affetto verso le persone che ha incontrato, quindi anche loro li ringrazio. Ringraziare e chiedere scusa magari quando pensi di aver sbagliato. Appartengono al tuo mondo artistico? No, sono tutt'altro, però la cosa bella è che mi considerano, ecco perché ne dico che ho pochi, perché mi considerano come Marco e non come Marco Dorisco, l'attore, bla 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 bla. Prima di chiudere con il teatro da cui abbiamo iniziato, parliamo anche di quello che stai facendo al cinema. Io ne ho parlato giorni fa con Stefano Fresi. Ecco, questo è un nuovo capitolo che si aggiunge al tuo già ricco palmarès. Ritorni al cinema, forse questo è il ruolo più importante, o perlomeno ti darà una visibilità ancora maggiore in questo campo, perché hai insomma gente del calibro di Luca Argentero, a parte Stefano Fresi, indubbiamente Ambrangiolini, ecco. Sì, no, diciamo che ritorno al cinema, quindi forse questo è il mio ruolo più importante, anche se 2 anni fa abbiamo fatto un film in cui ero protagonista, però purtroppo, e dico purtroppo, era un'opera prima e si sa che qui in Italia le opere prime vengono viste come il fumo negli occhi. Se non corto, cos'era? No, era un lungometraggio, un film si chiama Banana. E di cui stanno parlando perché ha vinto molti premi, è stato candidato anche al Davide di Donatello, quindi insomma ne sta facendo parlare e soprattutto il mondo ne sta facendo parlare perché abbiamo vinto a Rio, abbiamo vinto
in Svezia, abbiamo vinto in Germania, il 4 dicembre infatti andrò a Stoccarda a ritirare il premio e abbiamo vinto anche molti concorsi qui in Italia, come ad esempio il Festival di Bologna, Venezia, abbiamo vinto il Festival del Molise, quindi insomma, però ovviamente questo che sto facendo è stato sicuramente il lavoro più importante, perché appunto mi sono confrontato con attori straordinari, Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambrangiolini, Fioretta Mari, quindi insomma altri maestri che si aggiungono, perché anche loro sono dei maestri, perché c'è sempre da, io lo dico sempre, in questo mestiere la cosa importante è rubare dagli altri, perché rubando un pezzettino di qua, un pezzettino di qua, un pezzettino di qua si forma quello che poi è la tua persona, e quindi però devi partire da uno spunto, quello è. Allora, chiudiamo con il teatro. Io ti ho visto finalmente, ti ho visto 2 volte al Brancaccio e poi a Villa Ada. E parliamo, perché questa è una produzione interna dove ci troviamo. È una bella, grande produzione. È finalmente una commedia musicale. Una commedia musicale firmata Tony Fornari con la regia, beh, del più saggio fra i saggi di Gino Landi. Questo è M maiuscola, MA maiuscole. E eccolo là, c'è cioè là il manifesto del Conte d'Acchia con Pietro che ci guarda. E è stata un'esperienza meravigliosa. Ho incontrato dei professionisti veri che amano fare questo mestiere. E quindi ringrazierò anche il produttore, che è anche il padrone del teatro, Achille Mellini, per avermi dato questa possibilità, e ovviamente Tony Fornari e Gino Landi, che è stato veramente un maestro, maestro, maestro. E quindi è stata un'esperienza meravigliosa, perché poi mi sono confrontato con cose che non avevo mai fatto, cioè nello stesso tempo recitavo, cantavo e ballavo, quindi delle cose che io non avrei mai pensato di fare. E fortunatamente avevo studiato anche 4 anni di tip tap, quindi insomma un po' di movimento ce l'avevo. Però è stata bellissima perché poi abbiamo fatto questa tournée estiva in cui ci siamo divertiti, siamo diventati veramente un grande gruppo come una grande famiglia. E questa secondo me è una cosa bellissima. Una caratteristica di Maurizio Mattioli, dai. Beh, intanto è della Roma e non gli puoi parlare neanche. Sai, Maurizio, dobbiamo andare nel Lazio. Lazio, Lazio, sempre a parlare da Lazio. Appena pronunci il nome Lazio è una cosa che proprio. E poi Maurizio è uno che mentre leggevamo il copione aggiungeva delle battute che erano meravigliose, che quindi noi ci dovevamo fare delle pause di un quarto d'ora per riprenderci dalle risate. Senti Marco, sono forse queste battute che poi hanno in qualche modo fatto esplodere il pubblico e mi riferisco ad alcuna, al suo ingresso, non lo so. Sì, anche perché molte battute le ha aggiunte lui e sono state veramente messe lì apposta, perché poi il pubblico rispondeva in una maniera veramente meravigliosa. Una definizione di Pietro Romano, di cui io sono innamorato, artisticamente si intende, chiaro. Tu ovviamente lo conoscevi già, hai avuto modo anche appunto di confrontarti con questa commedia musicale, come anche lui. Ecco, una definizione, un aneddoto, quello che vuoi, qualcosa appunto sul grande Pietro. Io ho scoperto veramente, oltre che un grandissimo artista, una grandissima persona, perché veramente Pietro è un tuttofare, cioè se dici guarda Pietro, mancano 2 viti per finire questo, vabbè, vado a prendere io, faccio io, faccio io. Quindi è veramente un tuttofare. Poi col fatto che abbiamo avuto pochissimo tempo per montarlo e in più è venuta una cosa veramente stupenda, quindi a lui davano una canzone al giorno che lui si doveva imparare, poveraccio, e quindi diceva, dai, la prova generale forse le so tutte, e quindi siamo arrivati al Brancaccio la sera del 10 giugno che stava veramente cotto, però ho scoperto in lui una grandissima persona, veramente un artista eccezionale sotto il punto di vista artistico e una persona
gradevolissima, meravigliosa, educata, rispettosa, è veramente, non so trovargli un difetto. L'impressione che ho avuto io quando l'ho conosciuto, mite, una persona mite che poi diventa un mattatore che sulla scena poi si trasforma. Che lo vedi sul palco così esuberante, poi appena esce fa: "Oddio, scusa se ti ho toccato la camicia, scusami, non volevo veramente. Guarda, te la rimetto a posto. Dai, Pietro, batti, prego. Pietro, basta, veramente, reagisci. Pietro, ogni tanto facciamo, Pietro, reagisci." E invece no, invece no. E quindi è stata veramente una sorpresa, ma una sorpresa che ha meravigliato. Marco, siamo veramente in chiusura, mancano pochi minuti e ti lascio andare. Sei stato a interpretare il ruolo di Lorenzo in questa commedia musicale accanto a Sara, a Arianna Galletti. Il tuo rapporto con Arianna? Beh, Arianna è oltre che una bravissima cantante, anche una bravissima persona. E poi, insomma, è simpatica, quindi ci siamo subito trovati. E poi, ovviamente, dietro le quinte, siccome poi io sono uno che ha lavorato con Enrico, Enrico dietro le quinte è terribile, cioè nel senso che uno che prima di entrare ti trattiene la giacca perché vuole farti lo scherzo, e quindi io facevo con lei e lei faceva: "Dai, basta che dobbiamo entrare, dai, basta, cioè, senti, c'è la canzone, dai, basta." Io dicevo: "Sì, vabbè, ma tranquilla, adesso c'è ancora tempo." Quindi io mi sedevo dall'altra parte e appena finiva la canzone correvo perché dovevo entrare, e lei: "Lo vedi, te l'avevo detto, te l'avevo detto." Però dietro le quinte ci siamo divertiti come dei pazzi, non solo con Arianna, anche con altri ballerini, altri attori, insomma, siamo stati veramente, sono stato veramente benissimo. Se io ritorno a casa distrutta, ma con il sorriso sulle labbra, è perché quella è la vita che fa per me. Più o meno così è la citazione che io ho letto in maniera estemporanea qualche giorno fa. È una domanda. Di chi è questa citazione? Mi cogli impreparato. Molto vicino a te. Non ho la più Fa parte del tuo mondo. Ne abbiamo appena parlato. È Arianna Galletti. È di Sara, Arianna Galletti. La tua opinione su questa citazione? trovo pienamente d'accordo. Mi trovo pienamente d'accordo e la condivido, veramente. Come farebbe su un post su Facebook, condividi, la condivido perché arrivare stanca fisicamente, ma come dicevamo prima, contento nell'interiore, vuol dire che quello che stai facendo produce i suoi frutti e fa solamente bene. Marco, da oggi siamo ancora più amici, non siamo più semplicemente amici virtuali. Auguri, Marco. Grazie, grazie mille. Io ti ho sconquassato questo pomeriggio.